questo incontro abbiamo messo a fuoco davvero tutto quello che il PNRR può fare per l'innovazione e la competitività dell'agricoltura campana, tenendo conto che ci sono due grandi opportunità che rischiano di catturare in maniera esclusiva l'attenzione, che sono i contratti di filiera e i contratti di sviluppo. A partire da questi due strumenti che finalmente sono alla linea di partenza, il messaggio che abbiamo condiviso con le imprese e con le associazioni di categoria è che molto si può fare, giocando anche su altre linee di investimento del PNRR, tenendo conto che in questo scenario le imprese agricole giocano come le imprese, quindi la connotazione di agricolo non diventa limitante rispetto al PNRR, anzi il fatto di essere imprese agricole porta ad alcune facilitazioni. La prima, quella proprio legata al fatto di poter beneficiare delle risorse dei contratti di filiera gestiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che non sono accessibili a imprese non collegate alle filiere agricole e agroindustriali. La seconda, quella di poter beneficiare della riformata versione dei contratti di sviluppo, che per tutto quello che riguarda i contratti industriali legati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ha abbassato le soglie di partecipazione, ha introdotto delle procedure semplificate. Ecco, quello che ci siamo detti un po' oggi è che, partendo da questi due grandi strumenti, che sono strumenti per investimenti comunque integrati e di un taglio dimensionale che parte dai 4 milioni di euro fino ai 50 milioni di euro nel caso dei contratti di filiera, dai 7,5 milioni di euro fino ai 50 milioni di euro nel caso dei contratti di sviluppo, ci sono molte altre misure che varrebbe la pena mettere a sistema, perché rinforzano quello che con il PSR si sta già facendo a sostegno dei territori, dell'innovazione delle imprese, del rapporto imprese, mondo della ricerca per l'agricoltura e dell'affiancamento ai giovani che vogliano iniziare attività agricole, quindi vogliono diventare imprenditori agricoli. Su tutto questo il PNRR può essere un valido alleato.